Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta col passato di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, acqua, zucchine, carote, patate, pomodori, dado vegetale fatto con il Bimby, cipolla, olio, sale, pepe, prezzemolo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le patate, le carote, le zucchine, i pomodori, la cipolla, il prezzemolo e il basilico. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il Bimby per 20 secondi a velocità 6. Il trade è pronto. A questo punto aggiungiamo il sale, il pepe, il dado vegetale che noi abbiamo fatto con il Bimby, l'acqua. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti a gradi, velocità 1. Dal foro del coperchio versiamo l'olio. Riposizioniamo il coperchio, il misurino, scusate, e facciamo frullare per un minuto da velocità 6 sino ad arrivare a velocità 10. Il passato di verdure è cotto. Per chi lo gradisce può essere consumato anche da solo, senza la pasta, impiattandolo direttamente con una spolverizzata di parmigiano. Noi proseguiamo la cottura per la pasta. Aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti. Gradi. Antiorario, velocità soft. La pasta col passato di verdure è cotta. Andiamo a impiattare. Pasta con passato di verdure. Grazie e alla prossima ricetta.